documenti. Ah, non so, abolito le province, visto? No, ma aspetta, partiamo dalla regina, questa torsola che fa la regina, porti il whisky al Papa. Sì, è come portare la fica a Vendola, uguale. Sì, presentarsi da Vendola con la fica. Sì, è uguale, sì. Allora. Il paragone, guarda, è azzeccato. Che se ne fa? E la gente dice, che se ne fa? E il Papa gli ha portato il whisky. Whisky? No, te me devi dire. Niente. Perché, ma comunque sembra che il marito della regina, come si chiama, il duca d'Ae. Ancora c'ha marito? No, gli ha detto, dallo, questo è per i brandini. Quando viene a ritrovare, io bevo la testa, proprio dunque. Allora, il Veneto è il più ricco dell'Ungheria, sì, però paga troppe tasse allo Stato italiano. E allora si vuole staccare dallo Stato italiano. I secessionisti hanno preso un trattore. Un trattore, insomma. Non si sa cosa era, un carro armato, un trattore. Un trattore, un mietitrebbia, insomma. Per me i politici l'hanno incarcerato perché quando hanno visto il trattore hanno detto mica ci farà lavorare. Ecco, sì, i politici. Poi, dopo, dietro il Veneto, anche altre, certo, regioni hanno... Allora, crisi 2007, consumi a picco, il benessere tornerà nel 2046. Invece sei? No, te quant'è che sarai morto nel 46? Perché io... Saranno quasi 40 anni. È tra 30 anni e 40 anni che sei morto. Come? Il 40, siamo, scusate, 2044, sì. E tra 30 anni. 30, e te sarà 32. Cioè, beh, 32. E te da 40 anni che sei morto, sì. Tra 32. Sì, non te torni. Come cazzo fai? Te invece sei vivo, eh? Io sarò un po' vecchiotto, ancora sì. non riuscirò più ad avere delle erezioni con la Rita, anche perché sarà vecchiotta anche lei. E perché... quindi l'argomento è chiuso. Oh, Berlusconi è andato da Napolitano. Sì, questa l'ha saputa. Oh. E si era vestito bene e tutto. Si era ammaricato perché ha detto non potrò votare. Potrò votare? Sembra di no. Però Napolitano invece chi è molto parco. Democratico. È parco, come Pertini, come il famoso Parco Pertini. Gli ha detto sì. Potrai votare, sì. Se vai agli arresti domiciliari no, ma se vai ai servizi sociali puoi votare le padelline, i pappagalli dei vecchini. Più che altro i pappagalli, sì. Dei centri sociali. Questa l'hai studiata, siccome ti la è notte, piaciuta o no? Sì, è bellissima, ma siccome la notte inferna, proprio non dormi in ferna, sì, una donna, niente, allora pensa a tutte queste cazzate, no? Però poi è carina. È bellina. Questa andiamo è ad Arezzo, Arezzo. Perché Martino Gianni rientra la piazza. Rientra. Sì, questo fa piacere perché è una bella cosa, perché Martino Gianni fa parte dei personaggi di questa città. È poi una persona seria. Personaggi veri, questo non è Fanfani, questo è il re della piazza. Vedi, Fanfani è il re della città. Fanfani vende fuori, ne manco d'Arezzo. Ma Fanfani ne manco d'Arezzo. Ma siamo una città che ha un sindaco che ne manco d'Arezzo. Ma te sei di Monterchi allora? No, io sono di Arezzo, sono nato a Arezzo. In piazza Michele, un po' di tosse, senti. Un po' di tosse, c'è, sì, è uscito un pezzo del polmone in questo così, modo. Sì, ora? Ma come si fa? Sono malaticcio, so. Io a 46 ci arrivo. Sì, ma come? Ma di grazia? Ma di grazia se sta una settimana se va in onda? Sì, me lo fai in bel servizio. Se muoio, sì, certo. Fotografie. Apri una ditta di trasporto. Fotografie ci sa, le riprese. Sì, se mette. Tutte, scusa, anzi, fai il sorriso per un fermo immagine per la lapide. Bellina. Fai il sorriso. Sì, dopo manco sempre. Guarda come sono carino. Dopo ce li richiedi. La metti? Certo. Lo sai che ci voglio scritto io nella lapide? Sotto? Sì. Ma che cazzo guardi? Ah, per i curiosi passi, che vanno al cimitero. Il cimitero è molto bravo, ma che cazzo. No, io invece voglio una foto così, guarda, tienimi qui un attimo. Sì. Una foto così, con le braccia aperte, sorridente, con scritto sotto, vi aspetto. Che tutti si devono toccare con te. Si fa un gemello, si mette, sì, insieme. Ora vuol morire insieme. Ora, si fa. Ma te muori 50 anni prima di me. Ma quanti anni hai te? Ma io... Le 70, ma che? Ma io no, ma no, no, quasi 50, ma di quanti ne hai? Ne porti male, di modo, ma no. Vai, su, vai. Borda. Ne porti male, neanche 50. Madonna, che ascolta, sa fare, sa parlare dei cazzi nostri per un'altra ora o sa finire? No, niente, vedi. Che vuoi parlare? Le province. Ma ti ha accaduto la tua?
Le province non ci sono più. Le province, ma le, come non ci sono? L'unica cosa di buono che c'era adesso è la provincia. E ma ci cavolo. Chi eri per togliere i comuni? Io sì. E lasciare le province. Ora riparte loro, lo sai? Ah, domani c'è la fiera. Verrai che spiccioli loro. Che spiccioli io del lavoro. Avrà no, tutti vabbè, il lavoro. Se parte, no? Sì, sì, parte per andare all'estero. E nasce la Prada Academy, il marchio, sai cos'è la Prada Academy? No, insegneranno ai giovani a lavorare. Per pigliare anche il mio, per piacere. Biglietterie. Ecco, no, questo. Questo è il tuo, questo è il mio. Questo è il mio. Sta bravo, questo sta bravo. Questo è il mio. Sì, questo è il tuo. Questo è il tuo. Questo è il mio. Tu, poi vedi. Allora, ma io ho vinto ieri sera, io mi sono rotti i coglioni. Ma la Fiorentina insomma è un po' in crisi, no, non vedi niente la Fiorentina. Si è un po' giù moralmente. Sì. Però te ripiglierai, vedrai, lascialo fare. Fa vedere. È quelli da 800 euro. Sì. E basta toccarli, fa tutto da sé. Madonna, cioè, dopo questo c'è il piccione viaggiatore. Sì, bravo, bravo. Questo costa 46 euro. Dimmi dove l'hai preso che ci vada. Giù, tutto, 46 euro, ma fa tutto, sì, anche. Sì. Insomma, però ci si prova, carino. 46 euro. Alla prossima. Ci si vede venerdì, Ritina. Ci si vede. Sei sempre la mia. Sì, c'è. È il mio idolo. Stare con uno così mi dice, te. Ma insomma, parliamone dopo, vai.